Mi chiamo Michael. Sei un ottimo ballerino. Tu un pessimo bugiardo. E lui è Kit. Ho sempre immaginato la mia vita come una classica commedia romantica. Sei così sicuro di te? Ti sei tolto i vestiti come uno spogliarellista a un addio annubilato e io faccio la doccia vestito. Vogliamo andare a casa tua stasera? La mia porta è... prima di entrare. Dai, apri la porta. Ok. Che cosa sono, Michael? Oh, è meglio se non... Oh mio Dio, sono anche qui dentro. Grande puffo. Credo che tu sia molto fico e ho paura che tu mi spezzerai il cuore. Mamma, papà, lui è il mio amico Mike. Un amico? Sì, mamma, solo un amico. Che sta succedendo qui? Chi è quest'uomo? È il mio fidanzato. Il tuo fidanzato? È fantastico, figliolo. Forse non lo diamo a vedere, ma siamo piuttosto moderni. Oh mio Dio. Dovevamo andare a Woodstock, sai? Sorridi. Lo faccio. Prendiamoci un momento per apprezzare questa bellezza. Kit, che succede? Stai bene? Non ti allarmare, Michael. Domani vedrò un medico. Temo di non avere buone notizie. Ho sempre avuto paura che Kit mi avrebbe spezzato il cuore. E alla fine lo ha fatto. Me lo ha spezzato. Devi affrontare la sfida che ti si è presentata, perché è tutto quello che c'è. Guardandomi indietro, questa più che una commedia romantica è una storia d'amore. Non può restare seduto per 4 ore, ci avevano promesso un letto. Tutti i letti sono occupati. Dio, un letto a mio marito! Un'interpretazione da Oscar. È andata bene a Shirley MacLaine. Avevo paura che se avessi capito quanto sei bello mi avresti mollato. Grazie di averci invitati. È stata un'idea di Kit. Io ho cercato di oppormi fermamente. E come tutte le storie d'amore, in realtà non finisce mai.